Pitagora di Samo, nato a Samo nel 570-571 a.C. e morto a Metaponto fra il 497 e il 496 a.C. Per quanto riguarda Pitagora, non vi sono opere ad egli attribuibili. Una dottrina che certamente gli si attribuisce è la metempsicosi. Per metempsicosi si intende appunto la dottrina secondo la quale le anime si reincarnano ciclicamente, viene detta anche trasmigrazione delle anime. L'orfismo e il pitagorismo integrano questa dottrina in una concezione cosmologica ciclica. Torniamo a Pitagora. Secondo Pitagora, infatti, che credeva nella metempsicosi, il corpo è una prigione per l'anima. Pitagora fu a capo di una scuola filosofica di carattere settario, aristocratico, mistico e segreto. Gli adepti lo consideravano come il depositario di una sapienza divina che non poteva essere modificata in nessun modo. Proprio per questo senso nacque per la prima volta l'espressione ipsedixis, in greco autos efa, e che poi in epoca medievale fu generalmente riferita ad Aristotele, anche oggi quando diciamo ipsedixit è generalmente riferimento a Aristotele, anche se originariamente era appunto a Pitagora. Storicamente, sebbene Pitagora nacque a Samo, fu successivamente costretto ad abbandonare la sua città natale a causa della tirannide di Policrate. Si recò quindi a Crotone, intorno al 540-535, e lì vi fondò la scuola pitagorica, che incontrò presto il consenso delle classi aristocratiche crotonesi. In quel periodo, tuttavia, la Magna Grecia fu teatro di alcuni sconvolgimenti di carattere democratico. In particolare a Sibari scoppiò una rivolta che spinge gli aristocratici di Crotone, vicini al pitagorismo, a dichiarare guerra alla vicina città, che fu distrutta intorno al 510 a.C. Presto, tuttavia, il moto democratico raggiunse anche Crotone, così venne incendiato lo stesso edificio dove i pitagorici si riunivano. Alcuni di essi furono uccisi, altri, tra cui lo stesso Pitagora, fuggirono. Ci occuperemo nel seguito di trattare brevemente alcuni allievi rilevanti della scuola pitagorica. Concentrandoci adesso sulla natura della scuola setta pitagorica, possiamo dire che i suoi insegnamenti non erano scritti, ma diffusi oralmente. Da quello che si sa, l'insegnamento avveniva per gradi, come accadeva nelle religioni misteriche. Si possono distinguere due momenti dell'apprendimento: il momento proprio di coloro i quali si limitavano all'ascolto e all'apprendimento di alcune conoscenze riguardanti rami disparati del sapere, come l'astronomia e la matematica. A questi adepti, chiamati acusmatici, cioè coloro che ascoltano, non venivano spiegati i principi alla base delle conoscenze apprese. Bisogna anche dire che gli adepti dovevano obbedire a tutta una serie di precetti, per lo più rivolti all'ascetismo. Era vietato il consumo di fave o carni. Il secondo momento era proprio dei matematici, i quali studiano in matemata, che comprendono gli oggetti più alti, ed erano preparati anche in astronomia e musica. Lo studio di queste altre discipline doveva essere la condizione, stando alla dottrina pitagorica, per la quale l'anima poteva innalzarsi nel momento di una successiva reincarnazione. Venendo al nucleo centrale della dottrina pitagorica, possiamo affermare, seguendo Cambiano, che Aristotele attribuisce ai pitagorici le dottrine secondo le quali i numeri costituiscono i principi e l'essenza di tutte le cose e le cose imitano i numeri. Ora, questa tesi cardine va senz'altro chiarita. Possiamo in prima battuta affermare che la tesi secondo cui i numeri sono l'essenza delle cose è l'affermazione di una posizione ontologico-gnoseologica per la quale qualsiasi ente e o fenomeno trova nella sua riduzione ultima un numero. Questo comportava la perfetta coincidenza tra aritmetica e geometria. Come scrive a Bagnano, aritmetica e geometria venivano così fuse e considerate pressoché identiche dai pitagorici. Un numero era allo stesso tempo una figura geometrica e una figura geometrica era un numero. Ma la figura geometrica è una disposizione, un ordinamento di punti nello spazio. Il numero esprime la misura di questo ordinamento. Tuttavia, che il numero fosse l'essenza delle cose non equivaleva per i pitagorici limitare questa istanza ad una semplice assunzione riguardante la filosofia della matematica. Essa bensì riguardava anche i fenomeni fisici, quali i fenomeni celesti, l'armonia nella musica, i cicli vitali delle piante e degli animali. In conclusione, l'intero cosmo era per i pitagorici basato su una configurazione, su configurazioni numeriche. Fermiamoci un attimo per definire la nozione di cosmo. Per cosmo si intende, con Diogene Laerzio, il termine utilizzato appunto dai pitagorici per la prima volta.
E questo termine indica il mondo o l'universo come un tutto ordinato, in effetti, almeno etimologicamente, la parola ha proprio il significato di ordine. Tornando a noi, gli storici hanno anche fatto delle ipotesi genetiche riguardo al perché i pitagorici avessero avuto una tale intuizione, che non sarebbe stata raccolta se non nel contesto della rivoluzione scientifica, cioè quasi un millennio dopo. Bisogna ricordare almeno due elementi. Innanzitutto l'importanza del punto. Il punto era considerato come l'unità base per costruire qualsiasi configurazione ritmo-geometrica. Esso in effetti non veniva considerato un vero e proprio numero ed era detto il pari-impari, cioè né pari né dispari. È tuttavia capace di generare un numero pari da un numero dispari mediante la sua sottrazione e di generare un numero dispari da un numero pari mediante la sua aggiunta. Inoltre si deve ricordare che l'aritmetica greca non conosceva lo zero e questo contribuì alla considerazione peculiare del numero 1. Infatti lo zero sarà solo una conquista tarda, medievale. I greci eseguivano operazioni aritmetiche mediante dei sassolini, i quali venivano posti in determinate configurazioni che rappresentavano il numero interessato. La disposizione di questi sassolini in determinati modi permetteva la dimostrazione empirica di alcune proprietà basilari dei numeri naturali, come la successione dei quadrati. Entrambi questi elementi, e probabilmente non solo questi, suggerirono ai pensatori pitagorici la concezione del cosmo come un tutto ordinato in maniera discreta. Questa convinzione non tardò ad entrare in crisi contemporaneamente allo stesso pensiero pitagorico. Il Paso di Metaponto, Pitagorico anch'egli, divulgò, contrariamente al carattere esoterico della setta, il risultato secondo il quale la diagonale del quadrato non è commensurabile con il lato. Infatti, se il lato è L, la diagonale è L radica al 2. Tale scoperta, che racchiudeva in sé l'esistenza di numeri diversi dai naturali, in questo caso appunto i radicali, contraddiceva in maniera immediata la concezione del cosmo come ordine discreto, e tradizione vuole che i pitagorici, come pure Ippaso, per punire Ippaso, costruirono la sua tomba. Ippaso di lì a poco, stando a Diogene Giamblico, morì in un naufragio. Per completare la nostra presentazione sintetica del pensiero pitagorico è necessario accennare all'adorazione che i pitagorici mostrarono nei confronti della sacra figura della Tetractys, gruppo di quattro. È una figura, sostanzialmente un triangolo equilatero, gruppo di quattro perché ogni lato è fatto da segmenti che sono divisi in questi quattro punti, quindi ogni lato è diviso in quattro punti. In questa figura i pitagorici vedevano il simbolo della perfezione, racchiudendo in se stessa l'ordine cosmico. Partendo dalla sommità del triangolo equilatero così descritto, dai punti, possiamo dire che il vertice rappresentava un punto, i due punti sottostanti la retta e i tre ancora sottostanti il piano, e infine i quattro punti alla base rappresenterebbero i solidi. Altri importanti numeri presi in considerazione erano il 2, cioè la diade, femminile indefinito e illimitato, e rappresenta l'opinione, sempre duplice e geometricamente in linea. La triade, maschile, definito e illimitato, geometricamente rappresenta il piano. La tetrade rappresenta la giustizia in quanto divisibile equamente da entrambe le parti, geometricamente rappresenta la figura solida. Il 5, la pentade, rappresenta vita e potere. La stella iscritta nel pentagono era il simbolo mediante il quale i pitagorici si riconoscevano tra loro. I pitagorici elaborarono così una mistica del numero e distinsero in base ad essa le seguenti opposizioni: bene e male, limite e illimite, dispari e pari, rettangolo e quadrangolo, retta e curva, luce e tenebre, maschio e femmina, uno e molteplice, movimento e stasi, destra e sinistra. Prima di rivolgerci a quelli che sono stati gli allievi notevoli della scuola pitagorica, concludiamo la nostra presentazione del pitagorismo affermando che i pitagorici avevano un'adorazione vera e propria anche per la sfera, vista come la figura solida più perfetta. La perfezione attribuita alla sfera è un motivo fondamentale in tutto il pensiero scientifico. In questo senso, Copernico, come pure Kepler e Galilei, possono dirsi pitagorici, poiché condividono questa credenza. Passiamo adesso ai pitagorici notevoli. Abbiamo già nel paragrafo precedente avuto modo di presentare la figura di Paso di Metaponto. Per quanto riguarda il completamento della sua figura, è necessario aggiungere che, secondo Giamblico, egli fu anche lo scopritore del dodecaedro regolare. Inoltre, si invita appunto l'ascoltatore in questo caso a soffermarsi sulla scheda che poi insomma aggiungerò. Un altro pitagorico degno di nota è sicuramente Filolao, vissuto nel V secolo a.C. A lui si deve la felice intuizione secondo la quale non è immobile,
ma si muove insieme al cielo delle stelle fisse, Saturno, Giove, Marte, Mercurio e Venere. Lo stesso Sole è l'antiterra, un pianeta postulato affinché il numero dei corpi celesti fosse 10, numero sacro per i pitagorici. Intorno a un fuoco centrale detto Estia, la cui luce ed il cui calore è riflesso sui pianeti da parte del Sole, concepito da Filolao come una grossa lente. Quindi Filolao sostiene una teoria geocentrica, eliocentrica. Filolao era anche convinto che quello che oggi chiameremmo moto di rivoluzione venisse da Occidente a Oriente, mentre oggi sappiamo che è il contrario. Bisogna ricordare che è probabilmente da questa intuizione di Filolao che l'aristotelico Aristarco di Samo, del III secolo d.C., elaborò il primo sistema eliocentrico, che fu poi dimenticato e negato sino all'avvento del copernicanesimo. Un altro membro rilevante, sempre nel contesto dell'astronomia della scuola pitagorica, fu Ecfanto di Siracusa. Tradizione vuole che egli fu il primo a riconoscere un movimento rotatorio coinvolgente la Terra. Una menzione va anche sicuramente a Enoclide, che in base alla testimonianza sarebbe stato il primo ad asserire che l'asse terrestre è inclinato rispetto al piano dell'enclitica. Nella cerchia dei pitagorici, sebbene sia dubbio che egli sia stato un allievo di Pitagora, va ricordato Alcmeone, medico di Crotone. Egli fu il primo esponente dell'encefalocentrismo, secondo cui la vita psichica e spirituale dell'individuo non risiede nel cuore, come quasi la totalità dei greci riteneva a quel tempo, bensì nel cervello.